Questa è una città che ha delle sofferenze anche forti che non vanno mai sottaciute, però abbiamo anche qualcuno che pensa solo a sottolineare le negatività e mai sottolineare le positività, o addirittura certe volte costruire delle negatività che manco esistono, come accade in alcuni momenti. Però insomma, quello che mi interessa in questo momento è che c'è un senso di comunità a Napoli molto forte. Questo senso di comunità consente di affrontare le sofferenze ancora esistenti, ma anche nel comunicare e nel rafforzare le tante cose belle che si stanno facendo. Il lavoro è la vera emergenza nazionale del Mezzogiorno, l'abbiamo sempre detto, e non è un caso che la Costituzione mette il lavoro al primo punto dell'azione della vita democratica del nostro Paese. Però voglio anche sottolineare che questo ormai costante essere in vetta della città dal punto di vista culturale, turistico e adesso anche economico significa anche decine di migliaia di posti di lavoro. Se uno in questi giorni gira per Napoli non vede solo una bella immagine, perché è una Napoli solare, allegra, una Napoli insomma che ha voglia di lottare, ma vede anche, come dire, tantissime attività economiche, consumi, gente che lavora. Sindaco, una battuta sul governo, sulla crisi di governo, cioè lei vede un insidious, come le sembrano queste notizie che arrivano da Roma? Il governo di Napoli è solido, noi ci occupiamo di Napoli, che il governo è saldo, il resto lo affidiamo al Presidente della Repubblica, grazie.